continuiamo, continuano le news, continuano gli eventi, si parla di novità ma soprattutto di territorio. Ancora benvenuti con noi a tutti amici, diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi in collegamento telefonico. Abbiamo Vanessa Carlon, direttrice Palazzo Maffei Casa Museo Verona. Ciao Vanessa, ci senti? Ciao Alen, grazie di questa opportunità e un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Grazie, grazie Vanessa, come stai? Come va? Come stanno andando le cose? Quante novità ci sono nel nostro territorio? Oserei dire tantissime, però insomma a questo punto lasciamo proprio a te la parola. Le novità sono davvero tante, partiamo da questo weekend in occasione di Art Verona. Palazzo Maffei, Casa Museo, propone Opening Night, che è una festa che si può sentire, ci ha lasciato questa festa che è una traccia audio che i nostri visitatori possono seguire dal loro cellulare con le loro AirPods, le loro cuffiette o dei dispositivi, delle cuffie che diamo noi. In questo momento, per tutto il weekend di Art Verona, Opening Night è offerta gratuitamente ed è una... Sì, vediamo se torna, vediamo se ripristiniamo il collegamento. Sì, sì, ci siamo, ci senti? Sì, sì, vi sento. Ci siamo. È una festa meravigliosa che ci ha lasciato Silvia Mercuriali, che si può inseguire nelle sale del palazzo, quindi è una visita misteriosa, particolare del palazzo con una sorpresa finale. E poi proponiamo anche Me Time, che è uno spettacolo di danza contemporanea in collaborazione col Teatro Stabile di Verona, realizzato dalla coreografa Camilla Monga, con dei paesaggi sonori realizzati dalla giovane compositrice Federica Furlani. Musica acustica e telefonica. Beh, bellissimo oserei dire, anche perché insomma parliamo di idee importanti, idee, ma soprattutto Vanessa, permettimi, innovazione, tantissima innovazione. È molto innovativo questo spettacolo di danza contemporanea, al punto che la giovane direttrice del Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles ha voluto replicarlo nel suo museo e ci ha chiesto i contatti di Camilla Monga e Federica Furlani. Bellissimo. L'innovazione sta anche nell'uso di cuffie che diamo in dotazione noi, che si chiamano Silent Play, per cui i visitatori seguono la danzatrice immersi in un paesaggio sonoro e in una totale immersione, perché sono isolati dall'esterno e quindi vedono le opere e la danzatrice che interagisce con le opere in un isolamento, in un'atmosfera completamente, è come se si tuffassero dentro questo paesaggio sonoro, per cui molto innovativo, molto speciale. Per i biglietti bisogna rivolgersi al Teatro Stabile di Verona, il Teatro Nuovo, o su Box Office, e comunque ci sono dei biglietti disponibili anche alla Casa Museo la mattina dello spettacolo. Sicuramente è un'idea innovativa questa. Tutti i weekend a partire da domani, sabati e le domeniche alle 11 fino a metà novembre. Poi ti posso raccontare che è arrivata la grande onda di Hokusai, quindi dopo 40 anni che mio padre, collezionista, ha inseguito quest'opera, è riuscito ad averla. È un'opera iconica, pare sia l'opera più googolata al mondo, più della Mona Lisa, e è un'opera che trasmette un'emozione straordinaria. I visitatori stanno venendo per vedere la grande onda, un'opera che ha influenzato gli impressionisti, tutta l'arte occidentale. Ne rimangono pochissime copie al mondo, anche se Hokusai ne ha prodotte 5.000 o 7.000, erano delle stampe su legno, delle xilografie raffinatissime, però sono state distrutte e rimangono nei più importanti musei del mondo, come il Metropolitan di New York, il British Museum di Londra,
il Rijksmuseum di Amsterdam, per cui è molto importante che questa opera sia arrivata a Verona a Palazzo Maffei. Beh, poi complimenti! Questo intanto permettimi Vanessa, scusami, però davvero complimenti, cioè io sono qua in silenzio perché sono incantato, ci stai raccontando delle cose pazzesche che abbiamo nella nostra Verona e che in realtà spesso si cerca, Italia sì, ma estero, si cerca qualsiasi cosa molto lontano da noi, quando in realtà proprio qui a casa abbiamo delle meraviglie uniche al mondo. E permettimi di chiederti Vanessa, perché so che voi siete anche molto attenti al discorso della didattica, quindi io spenderei una parola su questo. Grazie di questa domanda. Continua la collaborazione con il Pastificio Rana. Io devo veramente ringraziare tutta la famiglia Rana per aver abbracciato con entusiasmo il sostegno alle scuole. Quindi vengono ragazzi dalle scuole materne fino alle secondarie di secondo grado, di tutti i tipi di scuole, e animano le mattine della nostra casa museo. Anche questa mattina c'erano due classi molto vive e c'è una partecipazione stupenda. Queste due classi tra l'altro facevano la visita in inglese, perché facciamo anche delle visite in inglese per accontentare sia i docenti di storia dell'arte che quelli di inglese. E poi facciamo una visita molto bella, che è molto gradita sia ai ragazzi che ai professori, che è La scienza nascosta nell'arte. È un progetto che era partito durante il primo lockdown per i social, ma è diventato un progetto di laboratori dal vivo per spiegare l'interdisciplinarietà che c'è fra le materie, la trasversalità delle materie, perché la trasversalità è proprio la chiave della nostra casa museo, la trasversalità fra le materie, la trasversalità fra le epoche, perché ogni sala è allestita in un cortocircuito fra arte antica e arte contemporanea, perché noi riteniamo, come tante persone, che l'arte sia sempre stata contemporanea, e quindi non c'è un linguaggio che va a superare l'altro, ma l'arte è eterna e si dispiega in modo molto comprensibile a gente di tutte le età e con diversi tipi di sentire. Direi che, ora chiaramente, a parte che ci lasci incantato, perché si parla, quando si parla di arte, oltretutto Vanessa, ci stai trasmettendo delle cose meravigliose che arrivano fino qui in studio, ma ancora di più io stavo un po' sbirciando nel vostro sito palazzomaffeiverona.com, proprio anche la parte delle attività, parliamo, io direi qualche data perché insomma ci sta qua e qualche attività magari anche in atto. Sì, allora certamente, a parte il meet time che ho già detto, tutti i weekend, certo, sabato e domenica alle 11, Opening Night è sempre disponibile perché è un'audioguida speciale, poi c'è l'audioguida della curatrice Gabriella Belli, poi partiamo il 22 ottobre, ci sarà una tavola rotonda su Amleto di Franco Faccio. E poi abbiamo un incontro curato dalla rete Scuola e Territorio sull'arte contemporanea il 27 ottobre alle 4, è gratuito e aperto a tutti. Dopodiché abbiamo una caccia al tesoro il 29 ottobre alle 4 del pomeriggio per i bambini, gratuita, in occasione di Halloween. Poi abbiamo un laboratorio in occasione dell'incontro internazionale di TEDx e poi abbiamo anche la presentazione 6 novembre del libro del famosissimo scrittore olandese Jan Brocken. Wow. E sarà un conto che lui fa su una sedia che è esposta al museo, è la sedia progettata dal grandissimo architetto olandese Gerrit Rietveld e si chiama Red and Blue Chair. È una sedia progettata nei primi anni del Novecento, fra il 17 e il 21. Quindi io invito tutte le persone che ci stanno seguendo a, come dicevi tu, ti ringrazio, a seguirci sul sito palazzomaffeiverona.com e magari iscriversi alla newsletter nella home page del nostro sito, in modo che siano sempre aggiornati sulle nostre iniziative. Partono i sabati e le domeniche al teatrino. Sarà un calendario dall'autunno alla primavera in cui ogni fine settimana ci saranno attività. Molte di queste sono gratuite.
davvero grazie davvero Vanessa, grazie. Permettimi, se posso chiudere così, io ricordo anche la parte Instagram Palazzo Maffei Verona, quindi lasciate il vostro segui, fate come noi in diretta per stare aggiornati, oltre che al sito, con tutti gli eventi e le novità. Quindi insomma, davvero grazie alla direttrice di Palazzo Maffei Casa Museo Verona, Vanessa, che dirti, grazie, torna a trovarci. Con piacere, grazie a te Alain e a chi ci ha seguito. Grazie, a presto. Grazie di cuore, grazie Vanessa, grazie mille per averci raccontato questa, direi proprio emozione, perché qua si parla di emozione, raga, parliamo di tutto, storia, idee, ma poi soprattutto per gli adulti, per i più piccoli, per tutti. E quindi l'importante secondo noi in primis è questo, scoprire, informarsi, ma soprattutto toccare con mano. Andate a visitare, perché questo è quello che a noi fa davvero piacere raccontarvi. Andiamo avanti, ci ascoltiamo un brano musicale e noi ci vediamo tra pochissimo. Musica.